Si intensificano gli interventi di manutenzione delle strade cittadine con un nuovo disciplinare firmato dall'assessore alle infrastrutture Mario Calabrese e dal presidente della Napoli Servizi Domenico Allocca. Il comune mette in campo un piano per affrontare in tempi rapidi il problema delle buche e migliorare la qualità delle riparazioni. Saranno i lavoratori della Napoli Servizi ad occuparsene. Da luglio scorso una delibera di giunta ha affidato il compito alla partecipata, ma da un giorno alla settimana la squadra di addetti sarà presente 7 giorni su 7 in ciascuna municipalità per fronteggiare le emergenze. In pratica non si dovrà più attendere troppo tempo tra la segnalazione e la riparazione. Un passo da una volta a settimana a 7 giorni alla settimana è un grandissimo passo avanti. Poi si prevede per in prospettiva che la Napoli Servizi, oltre a fare dei lavori, diciamo la cosiddetta manutenzione praticamente stradale su guasto, cioè la buca, man mano migliori praticamente la propria attività, facendo diciamo delle attività di manutenzione un po' più spinta che vanno praticamente oltre praticamente la buca. Bisogna aspettare i tempi tecnici delle procedure di gara relative all'acquisto di macchinari e alla fornitura praticamente del materiale necessario per colmare le buche e i dissesti stradali, ma appunto in modo organizzato Napoli Servizi sarà in grado di fornire alla città dei servizi molto più qualificati e molto più esigenti, molto più rispondenti alle esigenze della città in questo particolare momento. Per potenziare le attività di pronto intervento stradale, Napoli Servizi incrementa anche il personale dedicato, che passa da 40 ad oltre 70 unità. Saranno coordinati dai servizi tecnici municipali e dotati di un palmare per fotografare il dissesto prima e dopo la manutenzione. Questa giunta nell'ultimo anno ha messo in bilancio la manutenzione straordinaria, è passata da 1,5 milioni a 5 milioni di interventi sulle strade. Sono numerosissimi gli interventi che sono stati fatti in questi ultimi anni, cioè sono iniziati e chiusi negli anni 2012-2013. Questi poi verranno ancora completati con tutti gli altri interventi previsti nell'ambito del grande progetto. Insomma, mi sembra che si stanno facendo, ci si sta impegnando per fare dei grandi passi avanti.